Ciao a tutti! Negli ultimi anni, finalmente, oltre alle tante musiche da proporre a scuola, si è iniziato anche a parlare di jazz. Ma quale jazz? Quali sono gli aspetti importanti di questo genere ai fini di una buona educazione musicale? Questo è il motivo per cui oggi io vorrei parlarvi del libro Il jazz, un gioco da ragazzi di Christian Sensini. Come ci dice il sottotitolo, propedeutica e didattica dell'improvvisazione nella scuola di base, lo scopo di questo libro è quello di spiegare ai docenti come si possa attingere al jazz e alle sue caratteristiche fondanti per rendere l'ora di musica più creativa e più inclusiva. Nel primo capitolo, infatti, l'autore delinea le cosiddette mentalità jazz, ovvero quei modi di fare aperti al dialogo sonoro e all'ascolto reciproco, alla predisposizione al gioco e alla fantasia, alla socializzazione e al coinvolgimento emotivo, tutte caratteristiche che appartengono naturalmente ai musicisti jazz, ma che spesso si ritrovano già anche nei ragazzi e che aspettano solo di essere coltivate. Il secondo e il terzo capitolo trattano rispettivamente l'ascolto e l'improvvisazione, che sono aspetti privilegiati della musica jazz. E accanto alle riflessioni metodologiche troviamo anche una serie di proposte operative che attingono direttamente al mondo musicale dei giovani. Segue una bellissima intervista a Paolo Fresu e in chiusura tutte le informazioni bibliografiche, la sitografia e la discografia per qualsiasi approfondimento. Vi ricordo infine che il volume è disponibile anche in formato elettronico in tutte le librerie digitali. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo book trailer. Ciao!